Ciao a tutti da Carla, sul Divertirsi in Cucina. Oggi prepariamo insieme una torta ai frutti di bosco. È una torta semplicissima e non vi spaventate perché userò la marmellata ai frutti di bosco, perché qui nella mia zona i frutti di bosco, i lamponi, le more costano tantissimo, quindi non li acquisto spesso. Non so se solo dalle mie parti che sono cari o anche da voi. Da dove mi seguite? Sono cari da voi i frutti di bosco? Perché ogni tanto mi capita di guardare dei video, ad esempio cosa mangio in un giorno, e tutti che fanno colazione con delle coppette piene di frutti di bosco, lamponi, che mettono voglia soltanto a guardarli, però non so, magari in altre parti d'Italia costano meno. Fatemi sapere giù nei commenti. Per questa ricetta comunque abbiamo bisogno di 125 g di zucchero, 150 g di farina 00, 50 g di fecola di patate, 110 g di olio di semi, sto utilizzando l'olio di semi di girasole, 3 uova, una bustina di lievito per dolci, 30 ml di latte, un vasetto di marmellata ai frutti di bosco, se volete qualche frutto di bosco per decorare, e la scorza grattugiata di mezzo limone, io non l'aggiungo, e aggiungo un cucchiaino di pasta di limone. Vi lascio qui sopra la ricetta perché da quando l'ho scoperta non riesco più a farne a meno perché è sempre pronta da utilizzare. Magari non ho sempre i limoni non trattati in casa, quindi magari mi serve all'improvviso per preparare un dolce e non ho in casa. Invece questo si conserva 20 giorni. Io, come vi ho detto nel video quando l'ho registrato, lo conservo in congelatore. Vedete, l'ho appena tirato fuori e comunque rimane morbido, non congela. Ed è molto pratico. Bene, dopo tutte queste parentesi, possiamo iniziare. All'interno di una ciotola inserisco le uova, lo zucchero, mescolo bene con lo sbattitore elettrico per diversi minuti fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungo la fecola con il lievito e la farina. Continuo a mescolare con lo sbattitore elettrico. Infine aggiungo i liquidi. Latte, l'olio. Se non volete utilizzare l'olio, aggiungete 125 g di burro. E poi un cucchiaino di pasta di limoni. Metto un altro po'. Continuo a mescolare con lo sbattitore elettrico. Nel frattempo accendete il forno statico a 170 gradi. Allora, ho versato il tutto all'interno di una tortiera da 24, precedentemente imburrata e infarinata, in forno, come vi ho detto, in forno caldo a 170 gradi, e i tempi di cottura ve li dico dopo, così posso essere più precisa. A più tardi. Eccola qui, la torta è stata in forno 30 minuti. Mi raccomando, fate la prova a stecchino. Ho fatto la prova a coltello qui e qui ed è cotta alla perfezione. Adesso la lascio raffreddare bene, deve essere proprio fredda. Quando la torta sarà completamente fredda, la dividiamo in 1, 2, 3, 4 parti, in 4 parti e iniziamo a sfalmare la marmellata. Non è necessario bagnare la torta. Delicatamente aggiungo un altro strato di torta, aggiungo altra marmellata, sempre delicatamente aggiungo un altro strato di torta e di nuovo marmellata. Chiudo con l'ultimo strato di torta. E adesso tanto zucchero a velo. Eccola qui, la torta è pronta, ho decorato con abbondante zucchero a velo e ho decorato con qualche frutto di bosco. Ve la faccio vedere da vicino com'è carina. Veramente veramente bella. Vero? Anche i colori sono stupendi. Come avete visto è semplice e veloce da preparare. Io vi consiglio di preparare la base il giorno prima perché quando la tagliate deve essere completamente fredda.
Fate come ho fatto io, sicuramente ve ne sarete accorti dallo smalto che ieri non lo indossavo, oggi sì. Quindi preparate la base il giorno prima e poi il giorno dopo la farcite comodamente, così la base non rischia di rompersi. Veramente, veramente deliziosa. Spero che questa ricettina vi sia piaciuta. Mi raccomando, se provate a farla, fateci sapere. E se ancora non siete iscritti, iscrivetevi al canale. Io vi saluto e ci vediamo con la prossima video ricetta. Ciao!